in collaborazione con Banca Centro Emilia. Fantozzi FGM Petroli. Cassa di risparmio di 100. Megabyte Sistemi Informatici. Sofia Lucu Parrucchieri. Bene, bene. Buongiorno a tutti, buona settimana a tutti. In nostra compagnia Jorge Savignac, che lo vedete in questo momento. Cominciamo questa nuova settimana con un commento un po' politico, un po' in generale, anche perché la campagna elettorale è ovviamente già partita e di conseguenza qualche movimento, il nostro inviato speciale Jorge, qualche movimento lo conoscerà sicuramente. E poi c'è anche una questione di cui voglio discutere insieme a lui, perché il nostro buon Mattarelli ha lanciato una bella bomba durante la conferenza stampa della scorsa settimana riguardo appunto alcune vicende per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, che secondo me possono anche destabilizzare molto il quadro politico, vero George? Sì, assolutamente. Io partirei proprio da quel discorso lì. Mattarelli in conferenza stampa col comitato verifica di ricostruzione ha lanciato quella che definirei una bomba sul sindaco Fabrizio Toselli, dicendo che ci sono stati dei movimenti ha messo di mezzo anche il sindaco di Ferrara, la Fabri, praticamente dice ci sono stati movimenti sospetti, li definirei così, sospetti sul piano della ricostruzione, ovvero sono finiti dei fondi del quale bisogna accertare se aspettavano o meno alla moglie del sindaco Fabrizio Toselli per la ricostruzione della loro casa fienile. E questa movimento sospetto sarebbe coinvolto anche l'ex sindaco di Bondeno, attuale sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e insomma è qualcosa di grosso, al di là del fatto che ci sono tante piccole situazioni su cui il comitato di verifica sta facendo esposti e comunque che hanno portato anche a degli atti in procura, cioè la magistratura si è mossa a Sant'Agostino, ci sono 4 indagati addirittura, e sono stati servizi anche delle Iene, e adesso è andato a toccare il sindaco Fabrizio Toselli, pare che sia coinvolto in qualcosa di poco chiaro. Io definisco poco chiaro, Mattarelli è stato un po' più diretto, però sì, insomma, c'è qualcosa che riguarda la moglie del sindaco Fabrizio Toselli con i fondi del terremoto, della ricostruzione. Qua ovviamente è una questione che tutti quanti penso che abbiano piacere e ci sia necessità anche di fare chiarezza. Sì, assolutamente, qua Fabrizio non penso che possa esimersi dal dover rispondere perlomeno. Temo che si finirà per vie legali, però invitiamo Fabrizio a fare chiarezza, perché se fosse vero quello che dice Mattarelli, insomma, non è bello che un sindaco abbia usato per fini personali dei fondi naturalmente questo è tutto da verificare. Tutto da verificare, ci basiamo su quello che ovviamente è stato detto, dichiarato e scritto anche da Mattarelli. Marco Mattarelli, quindi vorremmo perlomeno un comunicato in cui venga spiegato o insomma che vengano rigettate al mittente queste accuse. Comunque sì, è una vicenda questa qua che entra, come dire, a gamba tesa in questa campagna elettorale, che è molto calda tra l'altro, con molti soggetti che si stanno un pochino muovendo e agitando. Tu mi dicevi prima di iniziare questa diretta che il civismo a Cento si sta muovendo? Sì, assolutamente. Allora, io l'avevo già detto qualche settimana fa di tenere d'occhio la lista civica Noiché, che tra le tante che nascono... Noiché fa capo a? In Consiglio Comunale è Gunnar Maccaferri, non ha, che io sappia, un presidente, una lista civica... Comunque Noiché mi risulta forse la lista civica più longeva, no? È un segnale, cioè Noiché
normalmente, spieghiamo, durante le elezioni nascono una decina quasi di liste civiche che un secondo dopo le elezioni spariscono, esatto, completamente dai radar. Piano piano sciamano via, diciamo. E è normale, perché le liste civiche non hanno una struttura come quelle dei partiti sul territorio, anche a livello nazionale, che deve dare un proseguio. Se una lista civica non entra in consiglio comunale, diciamo, perde anche un po' il suo... Invece noi che... Noi che invece sono quanti anni? Quanti anni? Ma almeno 10 che è il consiglio comunale, e quindi... tanto di cappello. Prima Mattarelli sta diventando un piccolo partito, in pratica è diventato un piccolo partito, e tra l'altro è quello a cui si rivolgono, da quanto mi risulta, tutte le altre liste civiche rimaste sul territorio, che per intenderci parliamo di anche piccoli gruppetti di 5-6 persone, però che magari all'interno di determinata lista civica hanno preso anche in alcuni casi anche un centinaio di preferenze. Quindi se è vero quello che mi stanno dicendo, che c'è un progetto di unificazione un po' di queste liste civiche che insomma sono sempre comparse durante le elezioni, e in pompa magna con noi che saranno un bel ago della bilancia. Potrebbe diventare una grossa coalizione civica che potrebbe, come dire, come dice, hai detto tu, in questo momento potrebbe essere un ago della bilancia importante. Anche perché ricordiamoci che noi che ha preso quasi il 6%, anche la lista di Boccafoglia, adesso non mi so dire il nome, la lista civica, comunque è stata un'altra che ha preso anche un migliaio e passa di preferenze. Insomma, immaginate, sì, tutto tu questo. Tu bene Gunnar Mercazzeri magari come candidato sindaco? No, perché conosco lui e secondo me è abbastanza intelligente per non farlo, ma non perché non ha i numeri, perché sa che è un ruolo veramente veramente rischioso per chiunque. Ma come dico a tanti, cioè che nasce un candidato sindaco ogni 3 minuti. E io invidio tutta questa voglia di prendere in mano una città così problematica come Cento, con i rischi legali, perché a memoria non c'è un sindaco che non abbia un avvocato a cui si è costretto a pagare. Quindi le tue cimici cosa dicono? C'è un candidato per questa coalizione civica? C'è qualcosa? Addirittura mi dicono che ne vogliono proporre due, un uomo e una donna, però il nome non mi è stato detto. Però hanno già. Proporre due candidati è. No, cioè in senso metteranno su un tavolo di discussione e poi usciranno con uno. Ah, però loro fanno le primarie in pratica. Primarie dei civici, beh, sarebbe un bel segnale comunque. Avevo chiesto settimana scorsa al segretario del Partito Democratico se c'è comunque l'intenzione di confrontarsi con questi civici, e l'ho visto un po' restio, giustamente, perché comunque noi che si è sempre candidata col centrodestra, anche se so per certo che ci sono anche persone non di destra all'interno di queste liste civiche, perché poi in realtà c'è l'interesse del paese. Si sta un po' fortunatamente perdendo quel discorso da colore politico a tutti i costi. Beh, questo... comunque, siamo ormai a fine giugno, quindi abbiamo luglio, agosto sappiamo che tutti al mare, settembre, quindi 2 mesi un po' abbondantini, ma non più di tanto, per arrivare a far conoscere liste, far conoscere candidati, far conoscere progetti, programmi. Non ti sembra che siamo veramente molto col fiato corto? Io non ho ancora, effettivamente, a parte l'ex sindaco Tuzet e probabilmente l'attuale sindaco Fabrizio Toselli, non ho ancora dei nomi. Poi comunque non è stato ufficializzato ancora niente, se non Tuzet, che l'ha detto, ha detto io mi candido. E poi ci sono, scusa se ti interrompo, ci sono ancora i famosi Giberti, Paolo Matri, Mattarelli e Marco Pettazzoni, che avevano detto che erano in attesa a vedere se ci si poteva essere un dialogo, altrimenti proprio uscire e anche loro produrre un candidato. Come siamo messi in questa situazione? Secondo me, da quello che mi giungono, come dici, le mie cimici, si stanno preparando. Non vogliono uscire troppo presto con l'armata per non bruciarsi, ed è una strategia anche questa, Giuliano, perché in molti casi chi è uscito troppo presto si è bruciato.
Probabilmente c'è ancora l'intenzione di far virare i vertici della Lega Nord su un candidato che non sia Fabrizio Toselli, anche perché, parliamoci chiaro, i partiti locali, bisogna vedere se hanno anche i numeri per riempire le liste, perché i fuoriusciti hanno portato con loro un buon numero di militanti. Ora, in pochi mesi ricreare un ricambio, soprattutto nella Lega Nord, c'è anche questo da importante da dire, c'è un regolamento che prevede che si possono candidare chi ha degli anni di militanza. Ora, come farà Luca Cardi a riempire la lista così di punto in bianco se la maggior parte dei militanti hanno seguito Elisabetta Giberti? È interessante questo. Quindi io sono convinto che anche per quello che Marco Petazzoni e Elisabetta Giberti stiano nell'erba alta, diciamo. Mi piace questa definizione. Perché hanno dalla loro dei numeri, hanno veramente dei numeri. Cioè, Marco Petazzoni è stato un consigliere regionale stravotato. Certo, sì. Quindi, una bella esperienza. Le preferenze che lui ha portato a casa, non le ha portate a casa perché qualcuno gliele ha regalate, perché ha delle ramificazioni elettorali molto importanti, sono dei numeri. Io ti do una anteprima, perché mi è arrivata una soffiata, si è aperta una porta, è arrivato uno spiffero ieri, ma di quelli che contano, che mi hanno detto che Toselli è stato scaricato definitivamente da parte di chi lo sosteneva, quindi tutta quella faccenda legata al centrodestra ferrarese che voleva e aveva bisogno comunque di convincere i centesi a votare Fabrizio Toselli. A me hanno dato questa soffiata. Io questa soffiata non l'ho avuta, cioè, io semplicemente ragiono sul fatto che il mandato Toselli non sta finendo nel migliore dei modi. Ora, diamo a Cesare quel che è di Cesare, dei cantieri sono partiti e qualcosa è stato fatto, perché cioè, non si può dire che Fabrizio Toselli sia stato completamente con le mani in mano, stupido non è, e quindi aveva nel suo interesse portare a fine mandato qualcosa. Io faccio i complimenti a questa amministrazione per la rotonda in via del Curato, che erano anni che Cento aspettava e aveva bisogno di quella rotonda, ricordatevi, salverà delle vite. No, è vero, noi come cronaca negli anni abbiamo seguito tantissimi purtroppo incidenti anche mortali. È vero. Quindi io a questa amministrazione voglio comunque dare atto che delle cose sono state fatte, ma come ho già detto in altre occasioni, non è che si può ragionare semplicemente con tre rotonde e un po' di asfaltatura. Cento ha bisogno di una programmazione a lungo termine, quella che probabilmente è mancata a questa amministrazione. Si è preferito sempre correre dietro ai problemi momentanei senza guardare a quelli che possono risultare in avanti. E tanti progetti che erano stati promessi non sono arrivati a termine. Parliamoci, c'è chi sta tirando fuori su Facebook ultimamente discorsi di Fabrizio Toselli in cui prometteva l'area ex pesci rifatta con un imprenditore, non si è più saputo. Abbiamo poi tutta la questione anche riguardante Corpo Reno, la scuola, quella definita scuola di cartone di Corpo Reno, dove la viabilità lì è veramente uno scandalo. Abbiamo Casumaro ancora l'acqua con la palestra che è rimasta praticamente una cattedrale deserta, sono tante altre problematiche. Sì, ma soprattutto non solo di viabilità, perché cioè, l'amministrazione non è che si deve occupare soltanto di viabilità. No, poi ci sono appunto le opere pubbliche, quindi il comune di Cento, la Pandora. Il grande, secondo me, da commentatore, da osservatore, il grande fallimento di questa amministrazione è il piano della ricostruzione, che non siamo ancora riusciti a arrivarci ad Amma, cioè non è ancora riuscito a presentarlo in Consiglio Comunale. E brevemente l'ho incrociato alla sede di Fratelli d'Italia la settimana scorsa, con Fabrizio Toselli, quando glielo ho chiesto. Sei riuscito a vedere Toselli? Sì, c'era, l'abbiamo anche filmato, però... No, perché tutti dicono che non si vede. No, si vede quello che lui ritiene di partecipare, evidentemente. E gli ho chiesto, ma riesce a presentare in Consiglio Comunale il piano della ricostruzione? Mi ha detto sì, ho detto io ho qualche riserva, ma risposta anche in malo modo, devo dire. Questo, secondo me, Fabrizio Toselli sta arrivando esausto da questo mandato, perché lo credeva secondo me molto più in discesa. Che Toselli risponde in malo modo è una notizia, perché di solito sì, cioè, in malo modo,
ma liquidato molto in fretta, ecco, mettiamola così, magari non gli sono nelle grazie attualmente, ma cioè, non è quello, è perché. Esatto. Però voglio dire, il piano della ricostruzione è il grande fallimento per me di questa amministrazione, perché è quello che avrebbe potuto dare quello sprint, quel cambio di marcia che lui 5 anni fa aveva dichiarato. Poi comunque va aggiunto anche il fatto, e qui mi ricollego un attimo alla diretta che abbiamo fatto domenica mattina con la nuova vice sindaco Maria Malagodi, che la città ha bisogno di cura, ha bisogno di pulizia, i portici puliti, l'erba sfalciata, ci sono tante piccole cose che sembrano piccole ma che tutte insieme fanno un più alto gradimento della vivibilità del nostro territorio. Quindi anche se questo non sarà veramente il fallimento come dici tu, però comunque fa parte di quelle cose che secondo me la prossima amministrazione deve assolutamente mettere mano, perché abbiamo per esempio una raccolta differenziata, e qui la Giberti sento che mi sta già facendo gli applausi, ma la raccolta differenziata è veramente uno scandalo. Assolutamente, la raccolta differenziata piuttosto che comunque la cura della città, sembra veramente, quando vai a Piedicento, delle volte di andare in un altro stato. Sì, l'abbiamo detto in parecchie occasioni e lo sento dire sempre più spesso, appena passi il ponte sembra di andare proprio in un altro stato, non in un'altra città. È una realtà molto più semplice da gestire, perché anche lì bisogna essere sempre oggettivi, ha meno frazioni, meno abitanti, ha meno concentrazione, è una città più facile da gestire. Però questo non può essere una scusante per le amministrazioni centrali, cioè bisogna che ci sia uno sguardo più amorevole alla città. Anzi, ti dirò di più, non deve essere una scusante, deve essere uno stimolo, perché io, se sono sindaco di una città come Cento, mi sento fra virgolette battuto da Pieve di Cento, non mi viene altro che più voglia, sempre più voglia di darmi da fare per recuperare il tempo perduto. Credo che Cento meriti più amore da parte di chi l'amministra, perché tante volte mi rendo conto che gli amministratori locali sono tali perché pensano a un prestigio personale che un prestigio della città. Io credo che se Paolo Fava sia ancora riconosciuto attualmente come uno dei migliori sindaci di Cento, non credo che sia tanto per quello che ha fatto o non ha fatto, ma perché è riuscito a trasmettere un amore per la città, un sentimento, quello che non è avvenuto. Ho visto in Flavio Tuzet nel suo mandato, mi ricordo affermazioni di Ambotta, il suo city manager, che diceva che gli sembrava di essere a Reggio Calabria. Piero Lodi è stato rifiutato nel secondo mandato proprio perché si vedeva che amministrava la città delle volte con troppo astio. Poi mi rendo conto che avere tutti i giorni dei centesi che pretendono non deve essere facile, però credo... Vabbè, ma non te lo ordina mica il dottore? No, effettivamente, però ti dico, quello che l'impressione che ho è che manchi un amore della città, uno sguardo differente. E a proposito di sguardo, voglio anticipare a chi ci guarda che nei prossimi mesi sto anche con Giuliano imbastendo un piccolo progetto per creare dei video che riguardano la città. Voglio portare un mio punto di vista sulla città un po' differente, andando a guardare anche i centesi, non soltanto i politici, i centesi e tutto quello che riguarda Cento. Voglio farvi conoscere un accento differente, un accento più bello. Io sono sempre stato un criticone, uno di quelli che più spesso... Però andare a tagliare l'erba, quindi l'hai curata anche. Sì, io l'amo molto però questa città, io ci sono nato, ci sono cresciuto, amo i centesi nei loro pregi, nei loro difetti, e credo che abbia una storia imprenditoriale bellissima e anche una storia culturale, e ho deciso che voglio poterla raccontare con Giuliano. Nei prossimi mesi lavoreremo, tale per cui da settembre, ottobre più o meno, saremo in grado di potervi portare un progetto nuovo, che non, una volta si diceva un progetto nuovo è una cosa politica, questa è una cosa giornalistica, e vi vogliamo portare uno sguardo diverso alla città, di cui
mi faccio portatore, ecco, di questo progetto. Beh, è una gran bella idea, lo sai che io apro sempre le porte a tutto quello che sono novità, perché più ce n'è e meglio è. Io non vedo quello che qualcuno pensa, la concorrenza o robe di questo genere. Io credo che 100, vado così a memoria, siccome ho presentato una mostra alla Partecipanza Agraria qualche anno fa, organizzata dal nostro socio Franco Verniani, 100 ha passato degli anni in cui aveva oltre 20 mensili, quindi in più la televisione. La città di 100 è una città prolifica, che ha voglia di parlare, ha voglia di comunicare, ha voglia di democrazia e di, soprattutto di dare voce anche a tutte quelle che stai dicendo tu, le piccole realtà, anche le persone, non solo i politici. Quindi io credo che questo sia un bellissimo segnale, aggiungiamo sempre contributi e possibilità a tutti quanti attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione di massa di potersi riconoscere e vedere. Soprattutto c'è, cioè, la grossa fortuna che adesso con piccolo mezzo massimo risultato, cioè i telefonini, i social permettono di arrivare a una platea talmente ampia che cioè, voglio raccontare, voglio far ritrovare questa città il proprio orgoglio, voglio che sia fiera della propria città. E purtroppo credo che, come ho sempre detto, manca uno spirito di comunità, si è perso, non amiamo più la nostra città, invece è ancora tanto da darne. Sì, siamo molto, molto nei gruppetti, questo è vero, si formano queste piccole coalizioni. Credo che ci sia tanto da raccontare, voglio farvi vedere proprio perché bisogna amare questa città, cosa c'è di buono da dare. E questo è lo vedrete nei prossimi mesi quando sarò bene o male pronto, perché voglio fare anche una cosa fatta bene. Non abbiamo nessun dubbio, anche perché lo dico con grande orgoglio, ci sono di mezzo anch'io, quindi i mezzi ci sono e cercheremo di fare il meglio possibile perché tu abbia soddisfazione di questo tuo prodotto. Bene, io direi che questa mezz'oretta di commento politico è andata anche abbastanza bene. Vi ricordo che avete possibilità attraverso i numeri WhatsApp 051 28 40 418, la mail, Facebook, tutto quello che volete, potete intervenire, potete mandarci messaggi se c'è qualche segnalazione, noi cercheremo ovviamente nelle nostre disponibilità e possibilità di accontentarvi, di stare come dire, sul pezzo per cercare di individuare le cose belle e anche quelle un po' meno belle, perché il politico, quindi quello che ci dovrà governare dopo questo mandato, perché ormai questo diciamo che sta finendo, ha bisogno di sapere che cosa il cittadino desidera della propria città, delle sue frazioni, di questa circolazione, del vivere comune, della socialità, della cultura soprattutto. Io insisto molto sulla cultura, perché la cultura è aggregazione e soprattutto è pace per star bene insieme. Quindi ringrazio ancora il nostro inviato speciale. Grazie a voi che ci seguite e oltretutto ringrazio anche tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi, che mi fermano per strada, che mi chiedono, cioè non credevo veramente a tanto interesse e soprattutto alla pazienza, perché ascoltare tutti i giorni mezz'ora di politica e delle volte può essere anche masochismo. Beh, la politica tu la rendi anche abbastanza simpatica. Spero sempre di potervi non annoiare, perché ascoltare i politici spesso ci si annoia, invece bisogna... Non c'è ancora nessuno che ti ha fermato perché ti vuole dar giù, no? No, quelli che vorrebbero dar giù, secondo me, mi evitano, stanno aspettando il momento giusto in cui sono da solo, così non ci ma sono testimoni. Ma tu sarai sempre con qualcuno. Esatto. Va bene, dai. Bene, grazie ancora a tutti voi, io adesso faccio partire la sigla e quindi ringrazio ancora dell'attenzione, una buona settimana a tutti. In collaborazione con Banca Centro Emilia, Fantozzi FGM Petroli, Cassa di Risparmio di 100, Megabyte Sistemi Informatici, Sofia Lucu Parrucchieri.